Buonasera, volevo questa sera parlare della dimostrazione della non esistenza di Dio, ovvero di una serie di dimostrazioni, tra virgolette, matematiche che girano su YouTube, che tenderebbero a dimostrare che Dio non esiste. Non che io voglia dimostrare invece l'esistenza di Dio oppure faccia il tifo per l'una o per l'altra squadra. Io credo che le persone siano libere di credere e poi di non credere e poi di tornare a credere. Il giorno in cui si dimostrerà davvero matematicamente che Dio esiste o non esiste, non ci saranno più schieramenti, non ci sarà più fede, ci sarà soltanto la constatazione che Dio esiste o non esiste. Affrontiamo però queste dimostrazioni dal punto di vista formale, logico, matematico, non certo dal punto di vista sostanziale, e anche andando a vedere effettivamente quale modello viene utilizzato per dimostrare l'esistenza o no di Dio. La prima dimostrazione si basa su un paradosso. Si dice: Dio è onnipotente. E dall'altra parte si dice: può Dio creare qualcosa che non può distruggere? Questo ricorda un po' il mago delle Mille e Una Notte, nel cartone animato della Disney, che diventa così onnipotente il cattivo che diventa, come desiderio, sceglie di diventare un genio della lampada anche lui. Diventando genio viene incatenato. Questa scelta paradossale, cioè può Dio creare qualcosa che non può distruggere, è una scelta che porta quindi a un paradosso, perché se Dio può creare qualcosa che non può distruggere, crea qualcosa che non può distruggere, quindi non è più onnipotente. Se Dio non può creare qualcosa che non può distruggere, non è onnipotente perché non può crearlo. Ovviamente qui ci sono diversi problemini. Il primo problema è l'oggetto, cioè Dio. Dio, come qualsiasi altro, diciamo, soggetto di indagine, viene modellizzato tramite le proprietà. Se la proprietà è l'onnipotenza, si crea un problema perché questa dimostrazione è basata sulla teoria degli insiemi. Quando si lavora sulla teoria degli insiemi, o comunque sia su insiemi infiniti o su numeri infiniti, bisogna stare molto attenti. Non si può tirar via le conclusioni così semplicemente. Altrimenti io potrei dimostrare che i numeri pari sono la metà di quelli di tutti i numeri interi. Però, siccome sono infiniti tutti e due, allora sono lo stesso numero. Quindi sono di più o sono lo stesso numero? Queste due cose possono stare insieme o non stare insieme a seconda del tipo di modello che scelgo, soprattutto di cosa significa formalmente per me più sono di più o sono uguali. Nel caso della dimostrazione della non esistenza di Dio, si sta utilizzando la teoria degli insiemi su insiemi infiniti ed è molto pericoloso. Il soggetto Dio viene giudicato onnipotente, onnipotente, cioè può tutto. Si poteva anche dimostrare semplicemente che Dio non è onnipotente perché non si può uccidere, per esempio, perché è eterno e quindi non può uccidersi, e quindi se Dio non si può uccidere non è onnipotente. Ovviamente il problema è la parola onnipotenza, cioè onnipotente per la Bibbia non significa che può tutto dal punto di vista tutto matematico, significa onnipotente che può creare il cielo, la terra, il mondo, l'uomo, eccetera. Può intervenire nelle vicende umane, ha distrutto Sodoma, Gomorra, ha
ha inondato la terra, ammazzando milioni di persone, eccetera. Questo significa che, secondo la concezione di potere di una volta, essere onnipotente, cioè più potente di un re, più potente di qualsiasi persona che è sulla terra. Quindi c'è un problema di modello, cioè di cosa si sta parlando, di Dio, di una proprietà usata in modo matematico sbagliato, perché non è quello che vuole significare. Cioè si sta parlando di un Dio teorico, non del Dio cristiano o biblico in generale. Seconda dimostrazione che viene portata, la Chiesa afferma che Dio è buono, quindi Dio non può essere il male. Secondo fatto, Dio è infinito, è onnipresente in ogni luogo e tempo. Quindi, siccome Dio è il bene e non può essere il male, siccome Dio è onnipresente, però Dio è presente quindi anche dove c'è il male, quindi Dio è presente dove c'è il male, quindi è il male, però è anche il bene. Ovviamente qui c'è lo stesso problema di prima, cioè viene utilizzata la parola onnipresente come presenza nello spazio-tempo completa. Cioè Dio coinciderebbe con lo spazio-tempo, ma questa è una concezione panteistica, non è il Dio cristiano, ebraico, protestante, eccetera, cattolico, non c'entra nulla. La proprietà della onnipresenza, tra l'altro, viene introdotta molto tardi, poco prima dei Vangeli, praticamente perché viene introdotta nel, se non sbaglio, del libro della Sapienza, che viene scritto un secolo prima di Cristo. In questo libro, onnipresenza significa il riempimento dell'universo, come l'acqua che riempie un vaso pieno di sassi. La permea è onnipresente nel vaso, però non coincide con i sassi. Quindi è proprio la proprietà diversa di Dio, viene presa una parola e viene distorta per applicarla a uno spazio-tempo matematico. Del resto, se anche si volesse dire Dio è onnipresente, significa che preso qualsiasi intervallo di spazio e di tempo, Dio c'è. Ma questa è una proprietà matematica elementare tipica, per esempio, dei numeri razionali. I numeri razionali all'interno di una retta reale sono sempre presenti, quantunque piccolo sia l'intervallo che noi prendiamo. Questo non significa che i numeri razionali coprano completamente la retta reale, perché i numeri irrazionali, ad esempio, non sono razionali, ma sono anch'essi nella retta reale. Pi greco, radice quadrata di 2. Quindi questo è un altro esempio, tra l'altro matematico, per cui l'affermazione onnipresenza non significa coincidere con lo spazio completo. E quindi è sbagliata questa dimostrazione. Terza dimostrazione. Dio è onnisciente, quindi conosce il futuro. L'uomo ha libero arbitrio. Come può l'uomo avere il libero arbitrio se Dio conosce il futuro? Il futuro è predeterminato. Osservazione. Lo spazio-tempo che noi viviamo ha tre dimensioni spaziali, una temporale e tutta un'altra serie di dimensioni, eccetera. Siamo sicuri che Dio vive lo stesso spazio e basta? O la presenza di Dio nel modello del, diciamo, concreto, non del fedele, eccetera, ma il vero, la vera dimensione di Dio, la vera casa di Dio, siamo sicuri che sia lungo una strada di Cerveteri o roba del genere? Oppure Dio in verità si trova in uno spazio multidimensionale con due o più dimensioni temporali? Siamo sicuri che Dio non vede più futuri invece, e noi diciamo il futuro. E soprattutto, dove è scritto che i cattolici credono che Dio conosce il futuro?
chi ha detto che Dio non esiste per questa ragione? Il libero arbitrio è stato introdotto con la teologia cattolica molto tardi, tanto che i protestanti, se non sbaglio i calvinisti, sono per il deservo arbitrio, cioè sono per il servo arbitrio, credono appunto che l'uomo sia predeterminato nel suo destino fin dal momento della nascita, proprio perché Dio ha ordinato l'universo in modo tale che lui ne conosca i meccanismi e il futuro, e l'uomo è all'interno di questa strada verso il futuro e quindi non può scegliere, le sue scelte sono solo apparenti. Quindi anche in questo caso è sbagliato il modello, cioè non è vero che Dio conosce il futuro. La parola il futuro da parte di scienziati che trattano un'entità come Dio dovrebbe essere usata con molta attenzione. E infine, ripeto, il libero arbitrio è cosa cattolica, non cosa in generale. Che riguarda le religioni che vengono dal libro dell'Antico Testamento, quindi ebrei, cattolici e protestanti in generale e altre chiese cristiane o ebraiche. Grazie dell'attenzione.